Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Ark Survival Evolved. Come sicuramente alcuni di voi sapranno, ieri sera è uscito un nuovo aggiornamento e ha introdotto diverse cose abbastanza interessanti che andremo a vedere. Oggi per cominciare ci dedichiamo al mare. Eh sì, perché la parte più importante, o almeno la parte più interessante secondo me che hanno introdotto, è infatti il fatto di poter pescare. Quindi, senza perdere altro tempo, andiamo subito a vedere i nuovi oggetti introdotti da questo aggiornamento e poi andremo a provarli insieme. Ok, per cominciare abbiamo qui il Tritap, una cosa fondamentale che è stata aggiunta con questo aggiornamento che serve praticamente a prendere la linfa dagli alberi. E la linfa, diciamo che può essere usata come esca per i pesci. E quindi, come potete notare, per craftarlo servono 100 pezzi di metallo e 40 cementi in paste, ovvero tantissimi materiali. Però ci tocca farlo perché oggi si va a pescare. Vediamo un po'. Ok, questo è teoricamente il Tritap e se non sbaglio va messo sugli alberi di Redwood. Quindi sì, torneremo a fare un giro nella Redwood Forest. Vediamo di mettere via intanto il Tritap. Andiamo a vedere la canna da pesca, che come potete notare si può craftare direttamente dal nostro inventario. Per craftarla servono 12 pezzi di legno, 50 fibre e 20 pezzi di touch. Vediamo di craftarla subito. Invece gli altri oggetti aggiunti da questo aggiornamento sono le scale a chiocciola, che possono essere craftate sia in legno sia in pietra e anche in metallo nello smithy. Ma come ultima cosa ma non meno importante troviamo la sella del pellicano, che come potete notare per essere craftata servono 230 pezzi di hide, 125 fibre e 75 cheratina o chitina. Diciamo che costa poco, quindi vediamo di craftarlo subito e vediamo subito di andare a piazzare il Tritap in un albero di Redwood per poter prendere la linfa. Ah, quasi dimenticavo, per poter tamare il pellicano, che ovviamente è un volatile che vive praticamente in mare, più o meno, vola diciamo sul mare, ci servirà sicuramente qualcosa per immobilizzarlo. E quindi ho pensato subito alle bola che sono state aggiunte praticamente nello scorso aggiornamento, sia quelle piccole che si possono craftare direttamente nel nostro inventario, sia quelle grandi in metallo che si craftano nello smithy e che funzionano con la balista. Ma noi per comodità vediamo di craftare quelle piccole. Ok, eccomi qua, quindi vediamo subito di piazzare il Tritap su uno di sti alberi. Qui non si può. Ah, ma dobbiamo farlo così in alto, seriamente? Non è che possiamo farlo un po' più in basso, magari su sto alberetto, no? Devo per forza farlo così in alto, serio? Allora ci conviene farlo sulla piattaforma. Vediamo di salire e vediamo di provare il Tritap. Ok, se me lo fa piazzare in alto, probabilmente me lo farà piazzare qua su, vediamo un po'. Allora, mezzo alla terra, teoricamente sì, a quanto pare me lo fa piazzare anche qua. Però rovina un po' l'atmosfera, decisamente. Vediamo di piazzarlo tipo qua dietro, che non c'è tutto sto gran panorama da vedere. Beh, oddio, in realtà è bello anche qua dietro, però vediamo di piazzarlo tipo qua, giusto per poterlo provare. Ok, abbiamo piazzato il Tritap, non so esattamente come funzioni, però se andate nel suo inventario dice che dobbiamo aspettare un certo tempo perché estragga, diciamo, la linfa. Quindi, beh, io aspetterò qui un po' e noi ci rivediamo dopo. Ok, eccomi di nuovo qua, non ho dovuto aspettare neanche troppo e come potete notare è già uscito un pezzo di linfa, quindi vediamo di raccoglierlo. Teoricamente posso equipaggiarlo alla canna da pesca, infatti. Giusto per andare sicuro, resterò qui ancora un altro po' per prendere qualche altro pezzo di linfa e noi ci rivediamo dopo per andare a pesca e per andare a tamare praticamente il pellicano. Ah, tra l'altro, come potete notare è veramente velocissimo, già un altro pezzo. Ok, eccomi qua, ho raccolto un altro po' di linfa, sono arrivato a 7 pezzi, poi diciamo che mi sono stufato perché era veloce, però non così tanto veloce, diciamo. Quindi eccoci qui con il nostro carissimo amico Musone per proteggerci più o meno, dato che non siamo in una zona del tutto tranquilla, ecco. E siamo qui con il nostro Titanic 2.0. Nella seconda stagione la nave che avevamo, anzi altro che nave, la bagnarola che avevamo era il Titanic. Quindi ho deciso che in questa stagione verrà chiamato Titanic 2.0. Quindi senza perdere altro tempo vediamo di salire a bordo, sperando che non becchi qualche iceberg e che non affondi. Sì. Vediamo di partire e vediamo di andare a caccia sia dei pelicani che a pesca. Vediamo di andare un po' a largo sperando di trovare qualche pellicano. Ok, quello è un pellicano, ditemi quello che volete, però quello è un pellicano. Dov'è il cannocchiale 7? Veloce, veloce. Quello è un pellicano sicuro. Ok, eccolo là.
Sì, è un pellicano femmina livello 2. È nostro. Altro che dare la caccia ai Pokémon, qui si dà la caccia ai pellicani. Vediamo un po'. Ce ne sono ben due? Serio? Bella, siamo stati fortunati. Ecco. Tre? Veramente? Mamma mia. Siamo stati super fortunati. Abbiamo trovato ben tre pellicani. Vediamo di avvicinarci un po' per poter lanciare le bola. Se no, da questa distanza le manco di sicuro. In realtà non so nemmeno come funzionino le bola, perché non le ho mai provate, però. Allora, ci sono ben tre pellicani. Quello è l'importante. Vediamo un po'. Tu che livello sei? Femmina livello 15. E sei anche carina. Vediamo un po'. Tu, cosa sei? Livello 6, maschio, arancione. In realtà preferisco te. Quindi vediamo di equipaggiarci le bola. Ok, mettiamole qui al posto numero 8. Ok. Non ho la più pallida idea di come funzionino, però vediamo di lanciarla. Tipo... ok, a quanto pare devo tenere premuto il tasto sinistro e lanciare quando è ora, diciamo. Vediamo un po'. Presa? No, mancata miseramente. Tra l'altro non so se si può addormentare o no. Beh, teoricamente sì, se è tamabile, per forza lo possiamo addormentare. Non vorrei che affogasse, cioè lo buttiamo giù, però cioè se affoga dopo. L'ho mancato miseramente di nuovo, che bello. Per fortuna ne ho craftate 10, però non penso basteranno. Ah, sta anche sul filo dell'acqua. Amico, ti dispiace? C'è uno squalo, cosa non buona direi. Ma sbaglio o le oltrepassa? Cioè non riesco a beccarlo, veramente le oltrepassa? Forse servono più le grandi. Probabilmente servono più le grandi. Beh, oddio, teoricamente queste bolle dovrebbero fermare anche un Gallimimus, quindi non dovrebbe andare. Forse sono io che ho una mira di merda, quindi ne manco, però. Torna qua. Chi ti ha dato il permesso di scappare? Vabbè, se ti avvicini all'isola mi fai anche un grande favore, sai com'è. Se proprio stai qui sulla terraferma, guarda, non mi dispiace. Ok, si sta entrando nella terraferma. Questa volta è la volta buona. L'abbiamo preso. Ok, addormentiamola. Anzi, addormentiamola, sì, è una femmina. Ah, un colpo. Ok, va bene, non mi faccio troppe domande. Problemino. Ora che ci penso, sono senza carne e senza pesce. Ah, scherzavo, ce l'abbiamo. Abbiamo il nostro Chompy rompiscatole che ci offrirà molto volentieri la sua carne, immagino. Solo 8 pezzi? Ma sì. Oddio, spero che non mangi solo pesce. Mangia anche carne, vero? No, mangia solo pesce. Dannazione. Oggi ci tocca andare a pescare. Ok, speriamo di farlo in tempo e vediamo di prendere qualche pesce. Non penso che riusciremo a farlo in tempo, quindi mi tuffo direttamente. Vediamo di prendere qualche pesce così è gratis. C'è una manta. No che la manta si è incazzata. Aia. Tu dai pesce, chiaramente sei un pesce. Darai pesce, no? Scommetto. Vediamo un po'. Ma se tipo ti uccidessi, carissima amica manta, dove sei? Manta? Torna qua. Ti devo sparare qualche colpo in testa. Ma buonasera. Quando la cercavo non la trovavo. Adesso mi viene anche a rompere le scatole, veramente. Ma se tipo la ammazzassi, che ne dice? Ah, questi sono dardi narcotizzanti, scherzavo. Calma. Vabbè, so che volete fare volontari per essere mangiati dal nostro amico pellicano, però state calmi, Cioè, non abbiate fretta, va bene tutto, però state calme. Ok, una andata. Tu dai pesce, vero? Non dai carne, spero. Oh, bene. Da pesce. Ok, teoricamente dovrebbe bastare dove il nostro pellicano. Anzi, la nostra pellicano. Ok, vediamo di darle il pesce. Vediamo di togliere anche la carne, che a quanto pare non mangia. E infatti, come potete notare, si sta tamando. Però l'unconscious scende. Per fortuna stavolta ho con me dei narcotici e vediamo di usarli. Ok, a quanto pare è stato più semplice del previsto. Le bola funzionano alla grande. E detto questo, noi ci rivediamo alla fine del timing. A few moments later. Ok, dopo i secoli, come potete notare, siamo finalmente riusciti a tamarla. Quindi vediamo subito di equipaggiare la sella e vediamo di provarla. Ok, vediamo di prenderci i narcotici. Non vorrei che li mangiasse per sbaglio. È salita anche subito di livello. Aumentiamo subito il peso, perché effettivamente non trasporta niente. Ora riesce? No, non è mai vero. Non riesce neanche a muoversi con me sopra. Sì, a quanto pare non è molto utile finché non ha più peso trasportabile. Comunque, vediamo di portarcelo dietro. È già in following. Vediamo di metterla in neutrale. Ok. E vediamo di andare a pescare.
Ah, quasi dimenticavo, visto che è un pellicano femmina, non so come chiamarlo, quindi lascio a voi la scelta del suo nome. Mi raccomando, qui sotto nei commenti scrivetemi come volete che la chiami. E quindi, senza perdere altro tempo, tra l'altro è tornato il sole, prima c'era tutta sta nebbiolina, che c'è ancora un po', però comunque è uscito il sole, quindi vediamo di iniziare a pescare. Allora, equipaggiamo la canna da pesca al posto delle bola e vediamo come si pesca. Devo fare qualcosa di particolare? Posso usarlo direttamente? No. Che devo fare? Ok, piccolo problemino. A quanto pare non posso equipaggiare la canna da pesca. Penso di dover essere per forza seduto su una sedia. Quindi ora vedo di craftare la sedia e noi ci rivediamo dopo. Ok, eccomi di nuovo qua. Come potete notare, ho craftato una panchina. Diciamo che la sedia non è tanto da pescatore, meglio una panchina. Ok, teoricamente qui potrebbe andare. Quindi vediamo di sederci e vediamo di cominciare a pescare fuori la canna da pesca. Vediamo come funziona. Come dovrei mirare con una canna da pesca, no? Adesso qualcuno me lo spieghi, però vabbè. Come funziona? Getto la lenza. Ok, a quanto pare abbiamo gettato l'esca. Vediamo un po', non ho la più paglia idea di come funzioni, però speriamo di riuscire a prendere qualcosa. Non so se faccia in automatico, devo premere qualcosa io, però non capisco. Devo aspettare? Probabilmente sì. E quindi vediamo un po' se riusciamo a prendere qualcosa. A few moments later. Ma salve carissimo pesce, non è che potrebbe molto gentilmente abboccare all'esca che è proprio qui davanti a lei? Per favore? Tipo? Ah, a quanto pare si sta avvicinando un pesciolino. Attenzione, attenzione, cosa devo fare? Devo premere io o fa da solo? Devo premere io, F. Che diavolo è successo? I don't know. Però lì c'è un altro pesce, via. Gettiamo di nuovo l'esca. Vediamo un po' se riusciamo a prendere uno. Non so cosa devo fare. Devo premere F, però non ho capito come. Devo tenerlo premuto, devo premerlo di continuo, cosa? Non si è capito. Ok, a quanto pare sto pesce intelligente, non vuole abboccare. Spero che non abbocchi il delfino, cioè non me ne faccio niente di un delfino a rompiscatole. A quanto pare pescare in mare è un po' più complicato del previsto. Magari è meglio se proviamo a pescare lungo un fiume o almeno un laghetto. Sì, perché qui in mare decisamente vedo che non funziona. Nessun pesce abbocca. Cioè, prima ha abboccato un pesce, però diciamo che non sapevo come prenderlo e quindi è scappato. Salve signor pesciolino là sotto, vorrebbe essere preso lei? Giusto per provare la canna da pesca? Ah, è tipo lei signor pesce, non è che va verso l'esca? No? Se ne frega? Sì, se ne frega, Un pesce molto gentile che si offre volontario per questo esperimento. E vabbè, quindi noi ci rivediamo dopo quando finalmente un pesce... Ah no, 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 eccolo, no, ci ha ripensato. I dubbi, i pesci con i dubbi. No, se ne va. No, sta tornando, che fa? Ce ne va, ok. Abbiamo i pesci con i dubbi, perfetto, andiamo bene. Comunque, come stavo dicendo, visto che non abbocca nessuno, noi ci rivediamo dopo quando finalmente un pesce abboccherà, si spera. Ok, eccomi di nuovo qua, come avete sicuramente potuto notare non sono esattamente di Sanpei, quindi ci limitiamo a pescare nel nostro laghetto di casa, che almeno qui i pesci ci sono, si vedono e speriamo di riuscire a prenderli. Quindi vediamo di gettare l'ultima esca che mi è rimasta sperando di riuscire a pescare qualcuno. Ok, teoricamente ci siamo. Vediamo se qualche pesce abbocca. Allora, ci passano accanto, sono confusi, non sanno cosa fare. Però a quanto pare non sono interessati. Amici pesci, vi dispiace abboccare? No, perché avrei un video da fare, sa com'è. Ok, forse un pesce sta per abboccare. No, non è vero, ci ripensa, cosa fa? Hai dubbi. Tutti i pesci hanno dubbi a quanto pare. Cosa sta facendo quello? Oddio, press V, press D. Cos'è? Veramente? Ma cos'è? Serio? Devo premere i tasti per catturare il pesce. Madonna, quante robe! Abbiamo catturato un pesce e ci ha dato tipo il mondo. Seriamente? Cos'è? Ci ha dato perle nere. Due... Perché due corna di rinoceronte? È un po' strana come cosa, però va bene. Un po' di primate, pesce, angler gel e a quanto pare anche sangue di sanguisuga. Che se non sbaglio potremmo usare anche come esca. Possiamo pescare ancora. Ah no, tra l'altro abbiamo ancora un'esca. Usiamo un altro po' di linfa per pescare. A quanto pare
I pesci danno più loot del previsto. Pensavo che dessero letteralmente solo pesce, però a quanto pare danno anche ben altro. Non è male, può essere interessante, può essere interessante. E quindi niente, io continuerò a pescare un altro po' off camera, dato che mi sto divertendo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, per rimanere sempre aggiornati. Nel prossimo episodio andremo a vedere il nuovo dinosauro, che adesso non mi ricordo come si chiama, però comunque so che hanno aggiunto anche un altro dinosauro che andremo a vedere prossimamente. Ma comunque, come stavo dicendo, per questo video può essere decisamente tutto con l'ultimo pesce pescabile. Dai, prendiamoci anche quest'ultimo pesce. F. Ok. No, ho premuto la D invece che la F. Comunque, come stavo dicendo, vi ringrazio tantissimo della visione. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate per i miei social network qui sotto in descrizione. Vi ringrazio ancora della visione e al prossimo episodio.